La Tunisia, una nazione magrebina che politicamente si discosta dalle altre del Nord Africa per il suo avvicinarsi alla cultura e allo stile di vita dell'Occidente. Una evoluzione, una spinta verso il progresso che saggiamente ha conservato le tradizioni popolari e religiose, artistiche e di costume, dando origine a uno stile di vita più elevato. Uno stile legato alla semplicità dell'opera dei tantissimi artisti giovani che portano avanti le antiche tradizioni della forma d'arte più diffusa, l'artigianato. È un paese con una cultura antichissima che affonda le sue radici nell'Egitto dei faraoni, nella Grecia e nella Persia e che si fonde armoniosamente col colore di tutti gli altri popoli del Mediterraneo. La lavorazione dell'argilla è una delle tre attività che sono nate con l'uomo, come la tessitura e il cuoio. Il vasellame d'argilla, ciabat, era all'origine nudo, cotto, scavato e tenero. Mediante un impasto di argilla ed altre sostanze commiste all'acqua, i maestri artigiani creano meravigliose forme indurite per mezzo di essiccazione e cottura in forni ad alta temperatura. La lavorazione della ceramica è diffusa in tutto il paese e col tempo non ha praticamente mutato la sua struttura e le sue forme come le cavia, le ciarvia, le culla e bucal. Oggi questa semplicità è arricchita dai lavori di ricerca delle scuole d'arte e dall'utilizzo degli smalti minerali impiegati in modo originale per le decorazioni eseguite a mano con forti contrasti cromatici, in cui prevalgono i mediterranei bianco e blu. Splendidi esempi sono i tanti vasi, i piatti riccamente decorati, i carrò e ancora le mattonelle a disegni vivaci che arricchiscono sontuose dimore, moschee e mausolei. Thank you.
elementi decorativi per le case dell'alta borghesia e delle moschee o dei coloratissimi mercati sono realizzati dalla pietra. Quest'arte scultorea è molto sviluppata e i gesti che la caratterizzano consistono nel trasferire i disegni dalla carta ai blocchi di pietra e su questi operare per portarli in rilievo mediante una semplice spatola. Le realizzazioni possibili sono di una grande varietà di utilizzo. Ma una vera e propria forma d'arte è senz'altro la lavorazione del tappeto. Un'arte antichissima che si fa risalire all'iniziativa di una giovane turca nata in Tunisia che fuse le sue due culture d'origine nella lavorazione prettamente femminile che ancora oggi viene perpetuata da madre in figlia. Le tecniche di lavorazione sono diverse e caratteristiche per zona. La tecnica più nota è quella tipica di Kairouan, splendidi tappeti realizzati con un intreccio di 3 o 6 fili che mediante una zagola viene fatto passare in modo da formare un nodo passante attorno a un filo teso verticalmente dalla catena del telaio. La tecnica soprannominata Guetifa è invece tipica delle zone del sud del paese e più propriamente dei popoli berberi. La lavorazione veloce consiste nell'annodare i fili con una tecnica caratterizzata da un taglio molto lungo a forma di rettangolo allungato, in quanto destinati a coprire i suoli delle tende berbere. La particolarità è comunque costituita dall'impiego di colori estremamente vivaci, con una predominanza del blu, del verde chiaro e del rosso molto intenso, soprannominato beduino. La manifattura dei tappeti oggi costituisce un'attività di grande rilievo che alimenta l'industria nazionale che ne certifica la qualità contrassegnandoli con un marchio d'origine. Colori caldi e meravigliosi sono anche alla base della bellezza dei tessuti destinati alla confezione. Le tecniche sono completamente artigianali. Una prima tecnica è quella di disegnare, copiando da un modello precedentemente elaborato su carta, i motivi di decoro e con l'ausilio di un pennello dare i colori che in questo caso necessitano di un fissaggio tramite un cospargimento di granuli che assorbono senza alterare la vivacità e la brillantezza delle tinte. Più particolare è la tecnica a disegni astratti, ottenuti dalla colorazione diretta delle stoffe, utilizzando pezzi di cotone imbevuti di colore. Una fusione delle due tecniche è ottenuta facendo dei disegni su carta che sono trasferiti sui tessuti mediante una spruzzatura molto caratteristica ottenuta soffiando in una sorta di cannuccia. Per le ultime due tecniche è necessaria un'asciugatura all'aria aperta, cosa che crea delle pittoresche macchie di colore all'ingresso dei laboratori artigianali.
Le stoffe sono destinate alla confezione dei caratteristici abiti tradizionali, i jebba, nome usato sia per l'abito femminile che per quello maschile. Questi particolarissimi abiti, oltre ai forti contrasti cromatici, hanno dei ricchissimi ornamenti, come le paillette, i ricami in fili d'oro e l'applicazione di perline colorate. L'eleganza tunisina è però arricchita dai tantissimi monili preziosi e non che è possibile trovare praticamente ovunque. L'arte orafa tunisina è antichissima e fin dall'inizio gli artigiani forgiavano bellissimi monili utilizzando metalli preziosi e non. Essi si ispiravano all'incanto della luna e del sole, allo splendore delle stelle e a tutta la natura. Oggi ciascun oggetto, frutto di quest'arte, cerca di unire con armonia le forme tradizionali alle linee più moderne e la perfezione stilistica ai gusti più raffinati. Splendidi gioielli dal gusto semplice dell'oro nudo e da quello più sofisticato dato dall'incastonatura delle pietre più preziose. Egualmente splendidi per la fine lavorazione sono i tanti gioielli in rame e bronzo che tappezzano i souk e che adornano le abitazioni. Anche quest'arte ha radici antiche che risalgono all'antico Egitto e all'impero ottomano, quando si cominciarono a lavorare le foglie di rame, gli sfayet. Ancora oggi le tecniche di allora vengono perpetuate ribattendo a mano in molteplici forme questo metallo molto malleabile per confezionare dei recipienti e degli utensili per tutti gli usi. Una grande quantità di oggetti sono prodotti dalle varie scuole di mestiere, sia in rame rosso martellato e stagnato, sia in rame giallo lucidato. Questi oggetti sono ricercati per decorazioni di interni, servizi da bagno e piccoli e grandi utensili. Con il processo di fusione di granuli di rame con l'ottone, l'artigianato tunisino ha fornito oggetti in bronzo massiccio fino alla minuteria per la decorazione delle porte, delle cupole dei minareti e di sontuose abitazioni. Bellissime sono anche le tante realizzazioni in rame cesellato, ornato di filo di rame rosso o argento, che costituiscono veri e propri pezzi da collezione, da valorizzare per la loro minuziosa e artistica lavorazione. Una nuova tecnica è quella del rame smaltato, dovuta all'Ufficio Nazionale per l'Artigianato, che ha voluto in tal modo aprire nuove strade in campi dove si uniscono la maestria della tecnica con la creazione artistica. E vari esempi d'arte in Tunisia si possono ammirare a ogni angolo di strada, quasi come se questi oggetti adornassero l'intera nazione. L'indicazione delle arti tradizionali e popolari, come le bambole e i tanti oggetti a rilievo e a tutto tondo realizzati con il legno. La lavorazione del legno segue tecniche semplicissime, affidate soprattutto alla maestria degli artisti
che con l'ausilio di scalpelli, laboriosamente, danno vita a pezzi di legno mettendo in rilievo splendide decorazioni, talvolta usate anche per fregiare i portali delle moschee o dei palazzi signorili. A questo tipo di scultura si aggiungono numerosi oggetti di legno tagliato e scolpito, un'enorme quantità di oggetti che ricordano la vita quotidiana, fra cui i giocattoli, la cui maggioranza rappresenta il mondo animale. Uccelli con ali spiegate e pigri cammelli sono la gioia dei venditori ambulanti e non, che li propongono per lo più ai turisti che accorrono numerosi ai loro banchi. Quest'arte, a differenza delle altre, non ha peculiari tecniche di realizzazione se non quella puramente artistica affidata alla creatività del singolo artigiano. È tradizione dei popoli berberi del Maghreb la lavorazione artigianale del cuoio che già da tempi lontanissimi lavoravano meravigliosamente questo materiale. La conceria, una volta, rispondeva solo alle esigenze della cavalleria per la costruzione delle selle. Oggi, questa lavorazione si è adattata alle esigenze moderne come quelle della piccola pelletteria. I manufatti sono rifiniti sia mediante incrostature d'oro a 22 carati con filigrane semplici o con monogrammi eleganti, sia con ricami e ornamenti in seta e fili d'oro, tutti realizzati interamente a mano. Quest'arte, l'incrostazione, l'applicazione di marchi e damaschi, fanno parte insieme alla doratura dell'arte della rilegatura. Tutta manuale, essa segue una lavorazione semplice, dalla lisciatura del cuoio al taglio modellato delle forme su cui si applica uno strato di colla per attaccare i pezzi precedentemente tagliati. La rilegatura comprende oggetti come i sottomano a cartella, i portalibri, i cofanetti e i blocchi per gli appunti. La lavorazione della piccola pelletteria oggi tende a diventare un lavoro d'arte. Una moltitudine di piccoli mestieri ausiliari di questa vastissima arte si sono venuti a creare a misura delle necessità. Una delle grandi corporazioni che la formano è la Baigagia. Artigiani che da anonimi pezzi di cuoio creano bellissime calzature sia maschili sia femminili, utilizzate per la campagna e per la città. La forma è tipicamente araba. Calzature a punta che quasi sempre lasciano il tallone scoperto, ornate da veri e propri ricami con fili colorati o incisi come nella tecnica usata per la rilegatura con oro a 22 carati. Le scarpe, che tappezzano letteralmente le piccole botteghe, sono delle vere calamite per chi si reca nei mercati, nei souk, alla ricerca di oggetti caratteristici da portare nei propri paesi, come souvenir. In questo oceano di prodotti artigianali troviamo ad affollare i variopinti souks, le preziose ampolle, i raffinati spruzzatori in vetro smaltato e dorato che colorano le vetrine delle piccole botteghe ed effondono essenze di rosa, gelsomino, mughetto, consentendo le più ampie scelte. Radicata in un passato lontano, la lavorazione del vetro è considerata una vecchia arte, anche se non antica, come la ceramica. Il sistema tradizionale di fabbricazione del vetro è la soffiatura.
Essa richiede una grande abilità da parte dell'artista che lavora mediante una canna da soffio metallica, un materiale plastico reso incandescente da un becco a gas. Gli oggetti soffiati vengono successivamente staccati dalla canna e raffreddati con estrema rapidità. La lavorazione è caratterizzata proprio dall'alternarsi continuo di queste operazioni. La fase ultima è rappresentata dalla decorazione eseguita con l'utilizzo di smalti dalle tinte piacevoli e armoniose. Bottiglie, flaconi, vasi realizzati con questa tecnica sofisticata costituiscono elementi di fierezza di anonimi artigiani che offrono ancora una grande quantità di oggetti dalle forme più svariate e dalle attrattive più incantevoli. Segno del tratto del genio tunisino sono infine le splendide gabbie che ricordano, nella loro concezione architettonica, delle piccole dimore. Si tratta di gabbie per volatili eseguite completamente a mano, formate da un'ossatura di legno e da piccole strisce di ferro lavorate con maestria, che ne costituiscono la trama delle pareti e del soffitto. Sono opere di grande precisione, realizzate da abili modellatori che eseguono rapidamente e con attenzione gli incastri delle piccole sbarre di ferro nella base cilindrica. Dipinte con i tipici colori andalusi, il bianco e il celeste, queste minuziose fabbricazioni offrono dettagli di ornamenti inediti. Preziose creazioni in ferro battuto sono ancora i tanti oggetti di uso comune, come i candelabri, gli utensili da barbecue e le inferriate destinate alla decorazione delle finestre delle moschee o dei palazzi signorili. Il visitatore attento e curioso, scrutando da sé e prescindendo dalle guide convenzionali, resterà sorpreso per la viva presenza della tradizione.
E la grandezza di questi artigiani sta proprio nel far vivere delle sensazioni, nello sperimentarle, nel trasformarle in movimento, in linee, in colori, in forme, e di trasmettere quelle stesse sensazioni agli altri mediante le loro preziose realizzazioni.